Ciao a tutti amici e bentrovati per una nuova avventura. Quest'oggi si dividerà in tre fasi. La prima sarà l'alba, che vi dico subito che non è andata un granché, dato che è stata un'alba spinning a cercare i Serra. Alla fine mi sono ridotto a pescare con un micro jig dove ho avuto solo un attacco di una piccola leccia stella, dopodiché fine. Rientriamo per riuscire poi in serata ed andiamo a farci il tramonto, dato che il vecchio voleva provare a farsi un po' di spinning ai cavedani, che come vedrete comunque è andato abbastanza bene per una mezz'ora di pesca, per poi spostarci a fare una passata bolognese con il coreano alla ricerca della regina. Come al solito io non vi spoilerò nulla, vi lascio la visione del video, mi raccomando se ancora non l'avete fatto supportate il canale iscrivendovi e lasciando un bel mi piace a questo video. Buona visione! Danno pure a questo, gli danno che sto a spigola cavedanello, anche a me non so, a me invece danno le bottarelle, avrebbe il colore dove stanno questi, oh. Via, allora ci stanno i cavedani pure qua, non c'è bisogno di salire fino a lassù. Buono. Eccolo! Bello qua! Ah, si è lasciato! Peccato! Perché questo non c'ha il coso, vedi? Che c'ha? Ah, ce l'avamo i singoli! Eccolo! Sì. Si è allamato su due. No, adesso. Aia. Non gliela fai a sganciarla? A romperlo, sì. No, a romperlo, a sganciarlo. A romperlo. Cucchiaino. È solo per far prima, se no perdi troppo tempo. Per fortuna i cavedani, come al solito, sono sempre molto collaborativi e grazie alle loro mangiate veramente vigorose, anche se perdono in combattimento, comunque ci danno quella carica in più. Ma adesso è ora di passare alla passata con il coreano. Io vi chiedo scusa per le riprese un po' buie, dato che mi sono dimenticato anche un faro da mettere proprio davanti la barca, rendere un po' più avvincente la storia. Anguille? Può essere. Ce l'ho. Che c'hai? Non lo so. Non grosso. Ma qualcosa c'è.
Che cos'è? Che è? Una spigoletta. Spigolettina. Ina, ina, ina. Spigolina. Piccola. Ciao. Ciao, spigolotta. Questa è carina. Eh? Carina. Ecco, sono da là. A sinistra. Non so se è encefalo però, potrebbe essere encefalo da come punta. Encefalo. No, spigola. Spigolotta. Spigolotta. Pessara. No, no, piccola. Ammazza, è piccola. Sì, sì. No, no, io queste così le rilascio tutte. Troppo piccola. Eccola, ragazzi, una piccola regina. Guarda che carina. Hai visto? Facciamogli una fotina. È da piatto Pessara, però. Non è da piatto, è piccola. Vai piccola, torna a casa. Sei troppo piccinina. Passata lunga. Saliamo laggiù. Non è grossa, mi sa come prima. Quella di prima. Penso di sì. Che devo levare la canna? No, no, lasciala qui come sta. Dove c***o? Sta a mezzo di rame. No, c***o. L'ha preso io. No, c***o. Tanto devi sganciare davanti. Radendo cazzo, me sono andato a mettere. Pedro, allargate un po'. E sono andato indietro. Vai. Yeah. Dopo un po' di peripezie, ragazzi, è arrivata. È arrivata la spigoletta. Questa mi tocca portargliela a Sara, perché sennò mi mena l'albero. Eccola! Mamma mia! Recupera! Mamma mia, che mangiata live! Bella, eh! Bella. Credo sia grossa. Sì. È grossa? Sì, dovrebbe essere grossa. Meno che non è encefalo. Mamma mia. Pa, preparati col coppo. Preparati col coppo. No, ma sei piccola. No, è un altro bel pezzo. È un'altra bella spigolina. Che bucio di culo che c'hai, oh. Pensavo fosse più grossa da come era partita. Oh, purtroppo questa si è ingoiato tutto e sono costretto a tenerla. Tanto morirebbe.
Non è grande. Redino sta dietro. Redino sta dietro. Mi sa che è encefalo, eh. È aperto, pa. Lo devi solo allunga. Mi sa che è encefalo. No, spigola. Spigoletta. Spigolettina. Ora non ho mangiato? Allora appunto. Non la metti. No, la butto. Ma questa la butto? È piccola, che ce faccio? Che c'è, c'è? Che c'è fai? Proprio piccola. Ragazzi, spigolettina piccola è arrivata. La rilasciamo. Ciao piccola. E anche questo video, ragazzi, si è concluso, comunque non con poche catture questa volta. E per far contenta Sara ho dovuto portare via qualcosina, ma va bene così, ogni tanto penso di meritarmelo anche io. Sono contento di fare tutte queste uscite con il vecchio, dato che l'acquisto, l'entrata in società con questa barchetta al mare è proprio comunque dedicata totalmente a lui, dato che è un sogno che si porta nel cassetto da tantissimi anni, ma sono contento comunque di essere riuscito a realizzarlo al posto suo e comunque di riuscire a passare tanti nuovi e bei momenti insieme. Io ragazzi vi ringrazio per il supporto che mi date sempre, mi raccomando, se ancora non avete fatto, lasciate un bel like a questo video, iscrivetevi al canale per supportarlo e attivate la campanellina per non perdervi tutte quante le prossime avventure, che come ben vedete ce ne sono veramente tante. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima avventura.